Sì, vabbè, ma non era siamo quello. In diretta. Ormai lei può condurre le trasmissioni. No, non ho questa. Oltre a leggere tutti quei volumi che ha a casa, che avrà, avrà una casa, presumo, ricca di, mi piace leggere, di giornali, immagino. Anche qualche romanzo d'amore, immagino. O no? Avrà francamente che... preferisco vivere l'amore piuttosto che leggerlo. Ma è anche bello leggerlo. Va bene, e ovviamente nel dare un contributo... Vede che è d'accordo sulla pratica. Criserà nel dare, nel ragionamento che ho fatto prima, che ci vorrebbero 4 medici, ci vorrebbero anche 4 Novax per la par condicio, è lo stesso motivo. Cioè, nel ragionamento che ha fatto Criserà, vorrebbero 4 certo. E 4, indipendentemente dai loro concetti, però 4 in una trasmissione e gli altri 4 nell'altra. Io invece credo che andrebbero, e l'informazione deve mischiarli assieme, certo. E da casa la gente dovrebbe capire che ha ragione o no, certo. Perché questa è informazione. Dopo ognuno può dire, io non invito un Novax, io non invito un medico, però l'informazione sta... Il giornale, la televisione deve invitare tutti e dare spazio a tutti, senza offendere nessuno, no, ovviamente. Io ho detto che non dovremmo accettare. Senza offendere nessuno, e la gente a casa capisce, perché la televisione è straordinaria in questo, riesce a capire benissimo tutti chi è bugiardo, chi è più sincero, chi... la televisione lo fa e lo comprende, lo fa capire benissimo. Wanda e Corti, adesso tocca a voi. Se litigate che fra voi due, così non parlano. Sto scherzando. Non litighiamo, diamo invece dei concetti importanti, ci mancherebbe, Wanda. Ma io concetti importanti posso cioè dire. Cioè, che Natale sarà, concetti. Prevedo, lei vive in centro, la piazza, i commercianti, era partito il commercio in maniera positiva, oggi sta andando bene in parecchi settori. Questo ritorno del Covid, che sembra avrà, anzi, ha già delle ripercussioni, certo, nei ristoranti. Gravissime. Mi dicevo un ristorante che nel mese di dicembre ha perso 3.000 coperti di cene aziendali, perché ovviamente è un ristorante che contiene molte persone. Ecco, questo Covid, questo allarme. I commercianti come lo stanno vivendo, soprattutto i ristoratori in questo momento, perché sono i più danneggiati in questo momento? Ma certo, tutto il commercio, come avevo detto anche prima. No, ma il commercio va bene, adesso insomma. Beh, non è vero, perché purtroppo un certo commercio va bene, ma un certo altro no. Noi abbiamo le città praticamente chiuse perché la gente non viene più, tra i cortei che abbiamo avuto, rispettosamente parlando anche di chi ha il diritto di manifestare, però hanno bloccato per anche 2 volte alla settimana il centro storico di Padova, quindi la gente si è abituata a non venire. No, è vero, però vada, mi scusi, di solito sì, io sì. Cerco di essere, perché certo. Lei vive in città, la vivo anch'io, io passo tutti i giorni 4-5 volte in centro. Se io inizio dal Prato della Valle, lasciamo stare sabato e domenica che non si può nemmeno camminare, quindi togliamo quei 2 giorni, certo. Se lei va nelle ore di punta in via Roma, le faccio un esempio, lì sto. C'è gente? Ma perché ci sono zone, presumo, poi la lascio parlare, zone della città commercialmente che hanno un valore, quindi il mercato dice, visto che ci sono molti negozi di medio alto, medio basso, decidete voi, la gente passa più di là che da un'altra parte dove il valore è nettamente diverso da quella via, ma in tutte le città è così. Non so se mi sono spiegato. Sì, certamente si è spiegato benissimo, solo che però questo negli anni... Pochi anni fa, non tanti anni fa, non i decenni di anni fa, non era così. Padova non può, lei lo sa benissimo, il centro storico di Padova non può essere limitato, delimitato, era chiuso in una sola via. Lei parla dell'Istò, è chiaro, l'Istò non si può neanche camminare, ed è quello la grave cosa, che bisognerebbe tornare a quella prima, col senso di andata e il senso di ritorno in un'altra parte, che era molto bella quella soluzione lì, perché si andava attraverso l'Istò e si ritornava invece attraverso le vie della città, che ce ne sono tante di belle. Non può fare il senso unico, perché finché c'è il Covid, ma dopo il Covid non c'è vabbè, più. Ma anche adesso però, Wanda, ma scusi, dopo il Covid non c'è più, e quindi non può fare il doppio senso nelle vie. No, però sarebbe stato secondo noi un sistema anche per far vedere quelle che sono le altre vie, che ce ne sono di bellissime, ma poi ci sono delle vie che sono completamente dimenticate, cioè a parte l'Istò, abbiamo via San Fermo, via Santa Lucia, via Dante. Via San Fermo non è male, dai, insomma, la prima parte c'è gente, insomma. Facciamo una passeggiata, dottor Borile, sabato prossimo, sì. E vediamo il deserto dei mongoli in via San Fermo, non passa più nessuno. Allora, i problemi sono tanti e sono dovuti un pochino al Covid, perché la gente, io ho detto che comprerò, l'ho detto anche al sindaco, che povero, non è che c'entri molto lui, però mi comprerò prossimamente per Natale la macchina fotografica col grandangolo, per poter andare a fare le fotografie ai centri commerciali. Allora, i centri commerciali
dove bisognerebbe fare dei controlli, ma non vengono fatti. I parcheggi sono tutti gratis e ci sono centinaia di macchine. Vai dentro, c'è caldo d'inverno, fresco d'estate, cioè con la scusa che... Lo sa che non voglio fare contrapposizione, lei sa benissimo che i centri commerciali l'80% lavorano perché c'è l'alimentari, Wanda. I negozi, no, non se è lei vero. Se lei va durante, guardi, andiamo assieme allora. Sì, Wanda. Andiamo insieme, come voglio, come andiamo, lo dico due centri commerciali, non li dico, non voglio fare pubblicità a Padova che lavora nemmeno di più, io nemmeno so io benissimo. Andiamo lì durante la settimana, lei va nei negozi, sono vuoti, va nell'alimentare, è pieno, cioè, sì, beh, gli alimentari è l'unico, bene, insomma, è l'unico, sono loro che sono il traino di un centro commerciale, sì, sono quelli, sì, sicuramente, non però, voglio contraddirla, però no, è così, no, insomma, no io non le sto dicendo quello che io non è che lo leggo sui libri, lo vivo tutti i giorni, e il Covid, chiaramente veniamo da 2 anni di chiusura forzata, quindi 2 anni che hanno portato, sì, no, ma, al, insomma, disastro. Adesso, di quest'anno, Wanda. Adesso, sì, ma adesso lo stiamo. Allora, come diceva giustamente il dottore, se stiamo dando una grande spinta alla vaccinazione, e vediamo che anche io sono andata a fare la terza dose tempo fa e c'era veramente la folla. Possiamo farcela. No, ma voglio dire... se tutti insieme, ragionando, diciamo, perché è sotto gli occhi di tutti, intervistano i medici dell'ospedale, l'80% di chi è adesso in terapia intensiva è costituito da persone che non, certo, sono vaccinate. Però, no, sul commercio... Allora andiamo avanti a vaccinare. No. Ma su questo abbiamo già detto, mettiamoci la mascherina, laviamoci le mani, la mascherina, ce ne sono anche di belle, mettiamo quelle più, laviamoci le mani, cerchiamo di stare distanti uno dall'altro. Guarda, sono piccole, si fermi, stiamo parlando del commercio, sono d'accordo con lei, ma anche il commercio ma voglio dirle, noi facciamo dei servizi con i miei giornalisti, vanno i servizi ovviamente sul commercio, e nel che Natale sarà, incide oltre a quello che ha detto il dottor Crisarà, che è importante, tantissimo, è quello che ha detto lei, il lavaggio, che siamo perfettamente d'accordo, stavo dicendo che il commercio a grandi linee, poi c'è sempre il negozio che lavora, però da quella crisi che sembrava una crisi, l'ultimo periodo era iniziato a funzionare, molti negozi, sì, altri non lavorano, pseudo ripresa, va bene, c'è un po' di ripresa, una bella ripresa, noi siamo andati a intervistarli, chi ultimamente, c'è qualche negozio che non lo, chi ovviamente si lamenta un po' di più sono i ristoratori, perché con questa paura del Covid hanno detto abbiamo perso ovviamente dei coperti. Ecco, io le sto dicendo, per affrontare un Natale dove si lavorano, lei ha detto ci vuole la mascherina, ci vuole il protocollo, bisogna rispettare le regole, ma oltre a questo cosa bisogna fare perché il Natale sia sotto un aspetto commerciale, economico, positivo per tutti? E gli strumenti che abbiamo non è che poi siano, non è la bacchetta magica, dottor Borile, gli strumenti sono questi che di cui ho parlato prima, ovvero che la gente possa liberamente circolare per le strade, che la gente non abbia paura di uscire di casa, che la gente si avventuri in tutta la città. Ecco, ma su questo va dell'informazione che fanno i grandi, sarà un periodo dopo Natale e i numeri peggioreranno, via scorrendo. È negativo ovviamente nei confronti del commercio questo? Un pochino. Quindi vuol dire c'è una comunicazione un po' diversa, un pochino è negativo. Ecco, dovremmo dare un po' di più vivere e dare trasmettere un po' di ottimismo, ma stando attenti però che l'ottimismo non sia liberazione totale, cioè un po' di ottimismo che è importante se è supportato da quelle che sono le regole che fino adesso dobbiamo rispettare. Sì, ottimismo sì, ma no liberi tutti come, certo, si faceva da picco. Ottimismo rispettando, favorendo la vaccinazione, che perché abbiamo visto che comunque sia, anche se uno viene contagiato, comunque viene contagiato in forma leggera, e speriamo che questa settimana e le piccole regole che non costano niente, che conosciamo, che siamo perfettamente d'accordo, non ci sono paghette margine in tutta questa baraonda, in tutto questo che sta accadendo negli ultimi anni, la politica ne è responsabile o la politica dipende dal comitato tecnico scientifico e dai medici, oppure la politica poteva fare qualcosa di diverso, di più importante? Cioè, in parole povere, se dovessi fare una percentuale di questa situazione, commercio, Covid, malattia, ospedali e tant'altro. La politica che responsabilità, allora, se ce l'ha secondo lei ovviamente? La politica, come tutti, ha una sua fetta di responsabilità ed è quello che veniva anche citato prima, ed è il motivo per cui è importante scindere il tavolo tecnico della discussione tecnica, della discussione, semplifichiamo, la politica. Perché poi la politica non è neanche tutta uguale,
adesso io condivido quello che viene detto oggi dalla collega di altra idea politica, ma di responsabilità. Non è stata tutta unita la politica in questo. La gestione del Covid, abbiamo detto che a livello italiano siamo stati un esempio virtuoso perché abbiamo risposto... Beh, poi Draghi ha messo d'accordo un po' tutti. Draghi ha messo d'accordo un po' tutti, ma ci sono politici, qui permettetemi di fare anche la mia parte, che a livello nazionale si sono permessi il lusso di dare spazio a posizioni Novax, quindi qui chiedo magari un'apertura di fare un fronte di quelle persone responsabili. Non potevi di fare niente, non potevi fare, non puoi bloccare. No, lo so, però strizzare l'occhio costantemente, perché guardate che la discussione sui Novax che citavamo prima, allora libertà di parola è sacrosanta. Non puoi farlo, non potevi farlo. E quello va bene, è bene non mettere sullo stesso piano quella che è la paura di una persona a cui la politica deve cercare di dare risposte. E lo fa tramite anche la risposta tecnica, dicendo che oggi, dopo un anno, abbiamo dei dati positivi in termini di studi scientifici che confermano quelle che erano previsioni iniziali di funzionamento del vaccino, ovviamente con degli aggiustamenti. Non si può dare spazio a chi invece commenta e porta avanti le posizioni radicali parlando di dittatura sanitaria, parlando di complotto. E quindi cosa farebbe? Ma anche il vostro partito però non ha mica fatto niente, No, il nostro partito ha avuto un posizionamento sempre chiaro su questo. Ma fammi piacere, poteva bloccare, perché non ha bloccato? Noi abbiamo dato spazio, si dà spazio, perché purtroppo la manifestazione la devi lasciar fare, dovevate anche voi, però non siete, nessuno mai intervenuto. Giordani in questo ha previsto prima di altri la richiesta di bloccare le manifestazioni, ha messo l'obbligo di mascherina prima di altri, perché c'è stata un'amministrazione responsabile a livello padovano e a Padova c'è un contesto, come dicevo prima. Sì, però gli altri sono arrivati dopo, lui ha precorso una serie di obblighi che sono imposti dopo. Caro, il nostro Giordani poteva farlo prima, già che c'era. Il nostro Giordani l'ha fatto prima, si poteva sempre fare prima, però intanto questa cosa è arrivata. La mascherina obbligatoria in centro Padova era messa prima. Sì, adesso no, ma ha precluso, come stava dicendo mio collega, ha precluso le manifestazioni di cui parlavo prima. Ha fatto una richiesta al prefetto. Il sindaco non può far nulla rispetto alla manifestazione. Non statemi a dire che un sindaco può vietare una manifestazione. Non può vietarla, ma è il messaggio che è il messaggio. 80 anni fa. È il messaggio che ne viene insieme, ne viene dietro. Non può vietare un cavolo, scusatemi. Questa è una valutazione politica, mi perdonerà se la faccio. Infatti, vedo che non dico la parola. Il prefetto che può vietare la manifestazione. E considerate che la libertà di manifestare non è costituzionalmente garantita, è umanamente garantita da migliaia di anni, signori. Voi vorreste mettere il bavaglio a chi non la pensa come voi. Non è assolutamente questo. Li vuole mettere anche lavanda? Guardi, non è il bavaglio su questo, non è il bavaglio, perché... Ma li vuole mettere, scusi Cesare, li vuole mettere anche lavanda, che dall'altra parte politica la lavanda? È che io, siccome ho un po' di torcicollo, guardo lui che ce l'ho davanti, faccio più fatica a guardare la signora Wanda Pellizzari. Guardi che non si tratta di bavaglio sulle persone, si tratta di dire chiaramente... Nel suo sottopancia c'è scritto Partito Democratico. Secondo me la democrazia è quella che rispetta e in qualche modo difende le minoranze, non le maggioranze. Questa è democrazia. La democrazia è quel sistema, secondo voi, è quel sistema che non discrimina le minoranze. Voi state discriminando le minoranze. Io non sono un Novax, sono un Freevax, perché prima mi sono sentito in qualche modo tirato in ballo. Però le persone hanno il diritto sacrosanto di esprimere le proprie opinioni. Hanno il diritto di esprimere, ma bisogna chiarire. Chiarire cosa? Sentiamo. Quello che è giusto dire, quello che non è giusto. Prima Crisara ha detto una cosa: ci sono delle cose che non puoi dire, io non posso dire delle cose che sono vietate dalla legge, cioè non posso fare apologia di altre robe, o non posso dire che mi vorrei innamorare di... non devo dire niente, però quando non infrango la legge ho il sacrosanto diritto di esprimermi, ho il sacrosanto diritto di manifestare, lo facevo negli anni 70 e lo faccio nel 2021, questa è... L'unica cosa che potevamo dire, scusa se prego, ti ho interrotto, prego, dopo riprendo, Dio boh, se riesco riprendo, proprio sì. Faccio un intermezzo brevissimo. L'unica cosa che potevamo dire non è che volevamo, non si può, non si poteva, no, perché è costituzionalmente garantito. È umanamente, però, non costituzionalmente. Però, Ciso a dire la cosa che mi è rimasto, sono rimasto scioccato. Scusa perché stavi parlando. Che lei è stato tirato in ballo, ingenuamente aggiungo io. Mi trova scioccato questa sua affermazione. Secondo me sono stato tirato in ballo in maniera... Che lei si è tirato... Che lei ha detto che è stato tirato in ballo, ho detto semplicemente che sono rimasto scioccato. Tutto ma qui. Non da lei. No, capito. Quello che ha detto Crisara prima, io mi sono sentito tirato in ballo. Crisara ha spiegato che non c'entravo nulla. Benissimo, però io posso dirlo.
secondo me mi ha tirato un po' in ballo, no? Anche se magari erroneamente definendomi un no-vax, no. Io sono una persona che ascolta, mai potete fatto... farvi 2000 vaccini, per me va bene. Mai fatto... diventate fosforescenti. Mai parlato di lei. Mai parlato per fine di chiarire quello che dicevo. Vandano, no, parlai con me. No, però sa, puzza un pochino la coda di paglia, eh. Ero rimasto prima. No, la coda di paglia. Dopo riprendiamo anche il dibattito scientifico e le opinioni. Il tema qui non si vuole legare a nessuno, non sta venendo arrestato nessuno se rispetta le regole, ovviamente, perché si manifesta anche rispettando le regole, ma c'è chi invece compie atti folli, compreso minacce al Presidente del Consiglio, insomma, ne abbiamo visti di tutti in questi giorni. Bisogna chiarire che un posizionamento Novax radicale vuol dire che ci stiamo dicendo che bisogna capire cosa vuol dire questo. Cioè, nel senso, cosa vuol dire? No, spiega, io non capisco. Vuol dire che l'idea di, ci dicevamo prima, l'idea di società che abbiamo, ok, la possibilità di socializzare, eccetera. Qual è la soluzione proposta dal Novax? Qual è la soluzione? La gente vuole delle risposte per affrontare la pandemia. Io non sono Novax, ma Novax non si vuole vaccinare. Sto parlando di lei. È l'unica risposta che dà. La cosa che dai risposta deve dare un Novax. Bisogna garantire la libertà di dire ognuno la propria idea, ma bisogna chiarire che chi sostiene quelle posizioni vuole far pagare alla collettività. Ma che cosa dice? Lo stesso principio vale per me. Allora, anch'io voglio invece vaccinarmi per garantire la mia salute e quella degli altri. Allora, se mi concedete, vale lo stesso principio. Manda, se lo mi concedete, di uno che voglio una risposta. Se mi concedete questa libertà, quello che continuo a dire. Io sono Ma siete d'accordo? Voi due siete d'accordo? Sì, ma io quello che posso, che sommessamente vorrei dire, ma ve lo chiedo per favore, cioè non confondete la sacrosanta intenzione di non morire con lo spirito, con il senso civico. Se uno ha il coso che gli strizza, non deve dire che si vaccina per me. Non vi vaccinate per me. Borile, non sei vaccinato per me, sei vaccinato per lui. Ma dai, santo Dio, se ve la fate sotto, ve la state sotto voi, non io. Se vi vaccinate per me, evitate di farlo. Posso pregarvi? Evitate di farlo per me e non volete vaccinare. Evitate di vaccinarvi per me. Posso? Allora, io vorrei però posso dire una cosa, potete, se parlate tutti insieme a casa non capisco niente. Se io posso dire una sola perché cosa, perché la banda entra in gamba tesa. Sì, però la pubblicità, però, sei breve Crisia, perché la pubblicità, sei breve. Sarò velocissimo, però anche in questo devo dire non si possono utilizzare argomenti scientifici per farne politica. Fatemi finire. Perché il fatto dell'immunità di gregge e quindi della necessità che la stragrande maggioranza della popolazione venga vaccinata non è un fatto di avere strizza o non avere strizza, è una necessità. Certo. Quindi, perché altrimenti il vaccino non funziona? Modi di pubblicità corti, io le avevo fatto una domanda. Le avevo fatto una domanda e voi siete andati. Io faccio fatica a fermare, però la domanda era se la politica in parola può avere delle responsabilità. La politica, o la pubblicità. Sì, sì. Voi io poi le rifaccio se la ricordi, perché poi alla fine gliela rifaccio di nuovo. Ha rito la pubblicità, spero che mi dia un concetto sulla domanda che le ho fatto. Siamo andati di nuovo sui vaccini, sui Novax e su tant'altro. Perfetto, a tra poco.